Trascorso, e quindi possiamo dare il via a questo momento, oserei definirlo subito comunitario, perché è importante, perché, passatemi questo termine anche se sembra un po' roboante, un momento epocale, finalmente l'inaugurazione di un'area cani qui in questa amena valletta, questa bellissima valletta verde di almeno San Bartolomeo. L'incipit può essere quello che abbiamo rilevato questa mattina sull'Eco di Bergamo, e l'Eco di Bergamo diceva: per far giocare i cani debutta la nuova area. È un titolo stimolante, un titolo suggestivo, ma tuttavia direi incompleto, appunto un titolo che non è esaustivo, perché il progetto che appunto viene declinato in questi 2000 metri quadri è un progetto profondo. Avremo modo poi di sentire dalla viva voce di Federico Bettoni appunto tutti i valori e i contenuti di questo progetto cinofilo. Appunto, io ho interrogato il Federico Bettoni, che chiamo in causa subito, su appunto questa locuzione latina, direi hic et nunc, ora e qui, e quindi i significati che questa poi contiene. Ecco, io non mi prodigo a spiegare quello che mi hai spiegato tu, perché sono concetti profondi, appunto, che trascendono un po' il semplice concetto di area cani dove si va a fare sgambare il cane. C'è qualcosa molto di più, c'è qualcosa legato alla conoscenza di noi umani, c'è qualcosa di molto più così, direi, spirituale, se posso dire, se posso usare questo avverbio importante in questo pomeriggio assolato. Naturalmente i ringraziamenti in primis vanno insieme all'amministrazione comunale, che tanto si è prodigata attraverso la caparbietà, attraverso l'operatività del nostro assessore al patrimonio pubblico, geometra Manuel Rota, che comunque ha seguito i rapporti con il Federico Bettoni, che presiede appunto la stessa associazione alla quale abbiamo assegnato questi 2000 metri quadri, per mettere a punto una convenzione nella quale vediamo la possibilità di dare al nostro paese un servizio importante, che è quello di dare appunto spazio ai nostri cani. È una giornata importante, e poi avremo modo di sentire anche l'ente nazionale protezione animali nella persona della signora Ravenna Eleonora, sentiremo gli amici di Lega Ambiente con Maestroni Mariangela Marina, e quindi poi gli amici della Lab Lega Antivivisezione con Donato Ceci. Quindi un applauso a queste associazioni che qui ci deliziano dalla loro presenza e che poi ci portano la loro esperienza. Grazie Massimo, grazie a tutti voi per essere qua numerosi all'inaugurazione di questo nuovo spazio, che non è solo un'area cani, ma è un qualcosa di più, poi vedremo perché. Anch'io mi associo ai ringraziamenti di Massimo all'Associazione Sportiva Dilettantistica Qui e Ora, che è il nostro partner concessionario di questa area, con il quale
già da ormai un anno abbiamo intrapreso questo percorso per la realizzazione e ora per la gestione di questo spazio. Alle associazioni che hai citato prima, associazioni per la tutela dei diritti degli animali, aggiungo anche il WWF, che è presente nella persona del signor Marcello, per cui abbiamo la presenza anche del WWF e abbiamo anche il patrocinio del Garante per gli animali del Comune di Bergamo, avvocato Paola Brambilla, che non ha potuto essere presente ma ci porta i suoi saluti e la sua testimonianza oltre che il suo patrocinio. Poi voglio ringraziare lo staff dell'amministrazione comunale che ha lavorato insieme all'associazione qui ora alla realizzazione di questo nuovo spazio, a partire dall'assessore Rota, l'ufficio tecnico comunale coordinato dall'ingegner Maggioni, in particolare poi il geometra Rocca Fabrizio, che è qua presente, che ha seguito gli aspetti, diciamo, di dettaglio tecnico nella realizzazione di quest'area insieme anche all'ingegner Rocca. E poi al nostro vice sindaco Massimo, che ha organizzato questo momento. Allora, da dove parte l'idea di fare un dog park, cioè un parco per i cani? Da un bisogno registrato già nella formazione del nostro programma elettorale oramai 3 anni fa, laddove gli stessi dati statistici che tu citavi ci dicono che ormai una famiglia su due ha un cane in provincia di Bergamo, e quindi almeno i paesi limitrofi non fanno differenza. Ma appunto, stante la numerosità di questi amici a quattro zampe, ci sono tante persone che non hanno la possibilità di avere degli spazi ampi, privati, dove poterli far correre e giocare, no? Ma tanti vivono in condominio, in situazioni decisamente più scomode. E allora il bisogno raccolto parlando con i tanti cittadini dei vari quartieri, soprattutto di quelli più densamente popolati, dove ci sono i condomini, di realizzare un'area dove poter appunto consentire ai loro cani di poter muoversi liberi. Quindi ecco, abbiamo inserito nel programma elettorale questo punto e fin dall'inizio della nostra amministrazione, nell'estate 2019, ci siamo subito messi all'opera per trovare un'area idonea allo scopo. Quando ecco che nel studiare il nostro territorio, cercando di capire quale poteva essere l'area migliore, ci siamo accorti che potevamo fare qualcosa di più di una semplice area cani, che con rispetto parlando, perché comunque è già un servizio positivo, c'è anche in qualche altro comune, ma si limita, detto tra di noi, ad un recinto e un cancello, fine, cioè un'area statica e poco vissuta. Ora ci siamo detti, se vogliamo fare qualcosa di più dinamico, di più vissuto, dove i padroni dei cani non solo possono lasciare liberi i cani stessi, ma possono anche fare tra di loro socializzazione, possono anche usufruire di percorsi evolutivi, di corsi dove poter migliorare, no, in qualche modo il loro rapporto con i loro amici a quattro zampe. Cioè c'era la necessità di avvalersi di un gruppo di professionisti, istruttori, cinofili, che potesse dare una gestione in effetti proficua e molto più efficiente a quella che poteva essere invece una semplice area, un semplice prato verde. E quindi da lì siamo entrati in contatto con l'associazione qui e ora, ex Centro Cinofilo Brembano, in particolare con Federico Bettoni, che peraltro già gestisce un'area in comune di Barzana, ma di proprietà del comune di Almeno, ed è da lì che è nato un po' questo contatto. E gli abbiamo detto: Federico, potremmo costruire insieme, diciamo, un'area da voi gestita, manutenuta e custodita, e lo abbiamo fatto a seguito di una procedura di evidenza pubblica, secondo le norme e le leggi, come diceva bene Massimo Todeschini, per dare proprio vita e vitalità a questa zona. Per cui insieme all'assessore Rota è stata studiata quest'area, le cui caratteristiche poi vi verranno illustrate dallo stesso Manuel, le caratteristiche tecniche del progetto, dei materiali che sono state seguite appunto dall'amministrazione comunale, e siamo arrivati quindi a questo risultato. Quindi oggi noi andiamo ad aprire questo nuovo spazio pubblico secondo delle modalità di fruizione, delle modalità gestionali che verranno poi ben spiegati da Federico. Ci tengo a precisare che per la maggior parte delle ore, quindi per un'ampia fascia oraria, l'accesso sarà gratuito per i residenti, e per i non residenti è previsto un pagamento proprio di una piccolissima e assolutamente sostenibile quota, per consentire anche all'associazione di poter far fronte alle spese di gestione dell'area stessa. Aspetta, siamo a posto? Aspetta che ti aspetto un attimo. Siamo tutti? Vai, quando vuoi. Fatte? Vai, vai. Grazie.
che si può entrare, prego. È ufficialmente aperta la Docks Parks. Compagnia di Federico Bettoni, istruttore cinofilo di qui e ora, nonché presidente e anche gestore della nuova area qua a San Bartolomeo. Sì. Federico, quali saranno le attività che voi offrirete alla popolazione? Sì, allora le attività del progetto qui e ora sono molto diverse. Quindi passiamo dall'attività classica di educazione del cane fino ad arrivare a un approccio molto più profondo nel quale ci immergiamo proprio in una dimensione diversa con il cane attraverso, per esempio, corsi di meditazione, di consapevolezza, proprio di relazione. In generale poi la cinofilia evolutiva EB si apre molto anche al contatto con la natura, quindi passeggiate in natura, socializzazioni, quindi tutto ciò che riguarda la quotidianità e la vita con il cane. Quindi è un nuovo modo di approcciarsi alla vita assieme al proprio amico a quattro zampe. Sì, sicuramente è un progetto innovativo, cioè qualcosa che stacca dalla cinofilia tradizionale, è qualcosa che serve per entrambi. Esatto, quindi io sono un istruttore cinofilo professionista, ma sono anche un operatore evolutivo EB, quindi questo significa che ho le competenze anche per lavorare la parte umana attraverso un approccio energetico che può essere appunto fatto di trattamenti energetici, che è un po' il valore aggiunto, diciamo, rispetto al metodo classico. Come vi possono contattare i cittadini? Allora, abbiamo un sito internet dove, nello specifico per il Quiro Docks Park, c'è una pagina dedicata. Da questa pagina possono anche prenotare un incontro, c'è anche un'app scaricabile su smartphone, si può ovviamente procedere con la richiesta di accesso al Docks Park, quindi c'è un monitoraggio con dei badge che appunto una volta che vengono richiesti vengono consegnati e questi gestiscono tutti gli ingressi dell'area. E ovviamente c'è anche una pagina Facebook, no? C'è la pagina Facebook, abbiamo contattare sì, immediatamente. Assolutamente, abbiamo Facebook, Instagram, c'è un canale YouTube con diversi video anche molto formativi, interessanti, quindi diciamo che siamo facilmente raggiungibili. Perfetto, e noi di Lemine News vi invitiamo a iscrivervi al nostro gruppo, alla nostra pagina, in maniera che noi possiamo dare tutta la visibilità, perché il progetto è veramente valido. Grazie. Grazie a voi per essere venuti, è stato un piacere. Siamo in compagnia di Manuel Rota, assessore al verde pubblico del comune di Almenno San Bartolomeo. Manuel, buongiorno. Buongiorno. Insomma, questa bellissima vallata vicino al comune, che dire, una bellissima idea per valorizzare un'area che era inutilizzata. Sì, sì, abbiamo incastonato, diciamo così, in questa bellissima vallata di pregio a livello paesaggistico, il Docks Area. Abbiamo inserito questi pali in castagno a basso impatto paesaggistico, inserendo appunto una rete metallica a basso profilo impattante a livello visivo, e come vedi abbiamo il pannello fotovoltaico per l'ingresso del cancellino motorizzato, anche qui ad energia zero. E che dire, ci troviamo in una bellissima area del comune di Almenno San Bartolomeo, baricentrica al territorio, e abbiamo aggiunto questo servizio ai cittadini, che potranno imparare l'etologia canina del proprio animale. Tra l'altro in sicurezza, perché ho visto che avete posizionato anche una telecamera, ecco, per controllare. Sì, questo posto è appunto videosorvegliato, ci sarà una videosorveglianza anche notturna, quindi in piena sicurezza. Perfetto, grazie mille. Grazie. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Ci troviamo in questa giornata di grande festa, un altro servizio offerto ai cittadini di Almenno San Bartolomeo e a tutti coloro che vorranno trasferirsi qua. Ma innanzitutto grazie a te Marco per l'attenzione
che mostri per le nuove progettualità che l'amministrazione comunale di almeno San Bartolomeo sviluppa. Dici bene, oggi noi inauguriamo questo nuovo spazio che non chiamiamo Area Cani volutamente, ma che si chiama Dogs Park, cioè un parco dinamico, un parco vissuto, dove i nostri amici a quattro zampe non solo potranno correre liberi, potranno giocare, ma potranno anche essere educati da degli istruttori cinofili professionali secondo dei percorsi evolutivi per migliorare i rapporti tra il cane e il suo padrone e anche tra cani che si ritrovano presso l'area stessa. Un progetto che è partito già dal programma elettorale per le elezioni del 2019, laddove avevamo riscontrato questo bisogno nella cittadinanza di un luogo dove poter liberare, far sgambare i propri cani, soprattutto da parte di quei concittadini che non dispongono di un'area privata, verde e libera di propria competenza, ma necessitavano di un'area pubblica dove poter far giocare in libertà i loro cani. Un bisogno sempre maggiore se consideri che oggi un recente sondaggio ci dice che una famiglia su due possiede un cane. Quindi abbiamo inserito nel nostro programma elettorale questo progetto del Dogs Park e siamo riusciti poi a svilupparlo e realizzarlo, come potete vedere oggi, grazie ad una forma di partenariato con l'associazione cinofila Qui e Ora, presieduta da Federico Bettoni, che ha sviluppato proprio anche un progetto di gestione per offrire agli utenti di questo parco la possibilità di sviluppare dei percorsi evolutivi per i propri cani. Quindi ecco un luogo vissuto, un luogo molto dinamico che sarà accessibile gratuitamente ai cittadini residenti nel paese almeno San Bartolomeo, ma anche per i non residenti sarà accessibile pagando comunque semplicemente una tessera di iscrizione annuale, e ci auguriamo che venga molto apprezzato dalla cittadinanza e soprattutto dai nostri amici possessori dei loro amici a quattro zampe. Io sono convinto che sarà sicuramente apprezzata, ed apprezzata soprattutto per il fatto che grazie a questa associazione Qui e Ora ci sarà anche la possibilità di educare le persone a tenere il proprio cane, come tenere il proprio cane, a conoscere l'etologia del cane, che è fondamentale per un corretto rapporto sinergico uomo-animale. Esatto, e se posso dire un'ultima cosa, questo differenzia un dog park da una semplice area cani, che è un prato con un cancello. È già un buon servizio, ma di fatto non è secondo noi sufficiente. Qua ci saranno gli istruttori che spiegheranno ai padroni dei cani come migliorare il rapporto con il proprio cane. E questo fa la differenza. Questo è anche in funzione dell'implementazione futura del regolamento per il benessere degli animali. Esatto. E in questo senso la presenza oggi di quattro importanti associazioni per la tutela dei diritti degli animali, quindi EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, WWF, che non ha bisogno di presentazioni, LAV, Lega Antivivisezione, e Lega Ambiente, ci fa capire che siamo nella direzione giusta per sviluppare un miglior rapporto tra animale e uomo. Grazie a te Marco, grazie a tutti voi.